Siamo nel centro abitato di Roncaglia, che viene tagliato da questa strada su cui ogni giorno passano centinaia di migliaia di auto e di camion a velocità anche piuttosto sostenuta nonostante il limite dei 50 km orari. Attraversare in questo punto risulta molto difficile e pericoloso anche perché c'è una visibilità piuttosto scarsa. Il comune di Piacenza ha posizionato un rilevatore di velocità, ma come si vede auto e camion sfrecciano senza rispettare i limiti. Residenti e commercianti sono esasperati. La regione nel 2012 aveva preso accordi con società autostrade per realizzare una mini tangenziale che tagliasse fuori il traffico dal paese. Ad oggi non è stato costruito niente. Il consigliere di Forza Italia Puzzo ha presentato un'interrogazione al comune, ma la realizzazione della bretella è osteggiata dai residenti perché farebbe morire il paese. Si era parlato di costruire una bretella, ma poi non se n'è fatto più niente. Quello è vero, hanno detto, però se si fa con la classica bretella lì, cioè il paese viene tagliato fuori e siamo proprio isolati dal mondo qua, che via niente fa. Succede come Sannazzaro, tagli fuori tutto il paese muore e poi non abbiamo più diritto a niente se il paese muore. Non c'è bisogno di commenti sulla viabilità, la strada è stretta, il paese è stretto, andava bene 80 anni fa quando ero ragazzo io, adesso no. Sono tutti d'accordo però sul fatto che occorra trovare al più presto una soluzione, basterebbe realizzare una rotatoria a inizio paese o mettere dei dossi, consigliano alcuni residenti della zona, senza spendere tanti soldi per una tangenziale. Di mettere una fotocamera che controlli la velocità facendo le multe a chi passa ad alta velocità, specialmente di sera, di rispettare quel semaforo esistente che anche quando c'è il rosso passano, in un attimo risolvono i problemi di Roncaglia. Sono credo una ventina d'anni che si parlava di una bretella, secondo me basterebbe una rotonda là in fondo. Tante volte qua lo spostamento d'aria provocato dai mezzi pesanti mi fa suonare l'allarme. E questo vuol dire che la velocità con cui transitano non è sicuramente bassa. Ecco. C'è la possibilità di risolvere il problema mantenendo lo status quo, senza dover innanzitutto distruggere quella che è la struttura del paese, costruendo una nuova bretella al di là dei costi, farebbe morire il paese, permetterebbe a tutti quelli che adesso transitano ad alta velocità di transitare allo stesso ad alta velocità su un'altra strada. Ma la situazione è anche peggio ai dossi di Roncaglia, dove mancherebbero acqua e fognature. Ma guardi, noi là ai dossi ci siamo in 14 famiglie, non abbiamo acqua, non abbiamo fognature, non c'è niente.